Amici del quarto d'ora accademico, buonasera, mi trovo in via Treves a Pavia in compagnia di Maria Teresa Oldani. Buonasera Maria Teresa. Buonasera. Allora, perché qui? Perché su via Treves, e qui siamo all'incrocio con via Marchesi alla rotonda, Maria Teresa ci vuol far notare qualche cosa. Allora, Maria Teresa, dicevo che è stata storica, maestra, insegnante, professoressa dell'Angelini, scuola media cittadina, e si è sempre occupata di... di ambiente. Ho sempre cercato di trasmettere ai miei ragazzi il rispetto, prima la conoscenza e poi il rispetto dell'ambiente. Senta Maria Teresa, allora vogliamo ricordare anche che in momenti non di carestia come quelli attuali e di rincari, noi abbiamo fatto qualcosa insieme. A suo tempo io ero assessore all'istruzione, lei era insegnante, con attenzione all'ambiente abbiamo fatto anche qualche iniziativa sull'energia, sì, e soprattutto su Mi Illumino di Meno. Da allora in poi... no, non si è più fatto nulla. Ecco, era giusto ricordarlo. Bene, allora ci facciamo una chiacchierata passeggiata per far vedere quello che al momento voi non potete riscontrare, perché Maria Teresa mi faceva presente che su via Treves fino ad arrivare a via Lardirago si formano delle colonne di autovettura in coda al semaforo con l'incrocio in via Lardirago, che sono piuttosto fastidiose. Perché, Maria Teresa? Perché intanto continuano, c'è il semaforo, anche se c'è l'obbligo di spegnere il motore, quando il semaforo è rosso nessuno spegne il motore. E poi comunque qui ci sono dei residenti, ma soprattutto c'è una scuola materna. E di fianco in via Tavazzani, esatto. Un asilo nido. Sì. E quindi qui c'è inquinamento costante ogni giorno, perché dalla rotonda di via Marchesi c'è sempre coda continua. Okay. Non tutto il giorno, ma ovviamente... E adesso qui a sinistra possiamo già vedere da dove inizia la fila. Fino adesso mi sposto e vi faccio vedere dov'è il semaforo, che è un centinaio di metri più distante dalla posizione dove siamo ora attualmente. Però ecco, per far capire bene il perché di questa puntata del quarto d'ora accademico insieme a Maria Teresa. Maria Teresa è stata spettatrice di una commissione, di una seduta di commissione consiliare, quella relativa al territorio, quindi all'urbanistica e ai lavori pubblici, dove i tecnici comunali facevano presente cosa, Maria Teresa? Facevano presente che sulla Vigentina, al semaforo, quello di fronte all'Ene, cioè quello di via Treves che porta verso il Palatreves, faranno una rotonda. E io allora mi sono premurata di scrivere ai tecnici comunali segnalando che già costantemente questa via è intasata dal traffico, che se viene fatta la rotonda all'incrocio della Vigentina dovrà per forza essere fatto anche una rotonda, non so, perché probabilmente come spazio non ci sta. Certo. Ma dovrà essere svincolata dal semaforo all'incrocio di via Lardirago. La perché? Cosa piacente è che nessuno mi ha risposto. Ok, vabbè, questo è un po' come il saluto, no? Salutare è un dovere. Ricevere la risposta è un piacere. Bravissima. Però ecco, fermiamoci un attimo e giriamoci, facciamo vedere a chi ci sta guardando il semaforo, dov'è posizionato, e la scuola materna posizionata più all'interno, quindi della via Tavazzani. Oggi, ora mentre stiamo riprendendo, è venerdì e il traffico è quello che è, sono poco meno delle 18, è appena tramontato il sole. Però ecco, Maria Teresa voleva far presente che in via Treves, all'altezza della Vigentina,
dovrà essere costruita questa rotonda che dovrebbe snellire ancora di più il traffico, la circolazione. C'è una rotonda in via Marchesi e c'è un tappo invece in via Lardirago. Perché poi oltre la pizzeria Tre Colonne, per arrivare alla Angelini, c'è ancora un'altra rotonda fino ad arrivare alla fine di via Solferino, dove c'è chiaramente un semaforo con la via, col viale Lodi. Ma cosa sarebbe opportuno fare così gradualmente? Oltre alla rotonda in via Treves, mettere una bella rotonda anche in via Lardirago. Esatto, perché ormai è dimostrato scientificamente che sono i semafori quelli che creano il PM10, e invece con le rotonde, cioè se i motori non si fermano e non ripartono, i motori delle auto ovviamente, l'inquinamento non aumenta, invece il semaforo aumenta, quindi i residenti e i bambini della scuola materna sono costretti quotidianamente a registrare questo inquinamento. Ecco, mi faceva notare poco fa Maria Teresa, venga venga, così facciamo vedere qua alle nostre spalle l'ingresso della scuola materna, e dove oltre questa recinzione i bimbi anche di questo periodo gennaio, con una giornata bella come quella che abbiamo appena così trascorso, con il sole escono per giocare e per respirare quello che invece le macchine in fila riescono a produrre ferme in attesa del verde all'impianto semaforico. Bene. Allora, da via Treves è quasi tutto, facciamo vedere le macchine alle nostre spalle che sono ancora in fila prima di poter passare e intersecare la via Lardirago. Da via Treves è tutto, grazie a Maria Teresa. Grazie per la voi. Segnalazione, arrivederci Buona alla prossima serata. Puntata. Buona serata, arrivederci. Buona serata.